dell'Euro Formula Open da Monza con la terrificante partenza di Linus Lundqvist dalla pole position, che viene affiancato da Nicolai Kjærgaard, da Tappeina Tori e Liam Lawson, il pilota danese che ha la meglio nei confronti del neozelandese di casa Motopark. In arrivo alla roccia si aprono a ventaglio le vetture, con anche Cameron Daz che riesce a portare Marino Sato nella sua scia, Billy Monger che invece salta sui cordoli e deve seguire i suoi avversari, con Liam Lawson che finisce ancora una volta larghissimo in uscita di traiettoria dall'Ascari, va a recuperare fino a questo contatto con Rui Andrade che lo mette fuori dalla lotta per il podio. Monger ancora protagonista di un po' di rally cross, perdendo carico aerodinamico nella scia di Ido Cohen. Il recupero di Salto che va prima ad avere la meglio nei confronti di Cameron Daz, prendendosi la quarta posizione, e anche il suo connazionale compagno di squadra Yuki Tsunoda che va all'attacco di Christian Hahn, con Lucas Danner che guardingo cerca di recuperare anche lui posizioni, concluderà però solo in settima posizione il pilota di casa Theo Martin. Il controllo di Ido Cohen che per fortuna evita il contatto con Krutten. Sato che più volte va a provare l'attacco nei confronti di Tappeina Tori, riesce però proprio qui all'inizio dell'ultimo giro ad avere la meglio sul connazionale, con Kjærgaard che deve guardarsi invece dal ritorno di Yuki Tsunoda. Velocissima l'uscita di Sato che torna al successo che mancava dalla gara 2 del Red Bull Ring, con Natori che prende la seconda posizione all'arrivo in volata a favore di Tsunoda proprio ai danni di Nicolai Kjærgaard, e Linus Lundqvist che conclude in quinta posizione. Yeah.